Buongiorno, oggi ho un obiettivo ben preciso, ovvero farmi cacciare dalla residenza. Adesso vado a prendere mio cugino e poi andiamo all'Apple Store di Piazza Liberty, nel Cile. Comunque posso dire che ultimamente Milano è il chilling. Cioè, già di base ve l'ho detto, il chilling è esente da agenti esterni, cioè una variabile endogena. Però comunque il fatto che ci sia sto tempo, cioè ragazzi, ci sono gli uccellini, cioè non c'è una nuvola, cielo azzurrissimo, aria pulita. Che vuoi di più? Cioè ti dice proprio non c'è andare in università. Tranquillo, chill. Cugino, ma manco ciao, buonasera, ormai capito è di casa e quindi può anche non salutare, ma come funziona? Ha deciso di stare zitto tutto il video, vabbè. Questa mi è una sorpresa, io ti volevo chiedere come stai, che hai fatto oggi. Ah, con i gesti, vabbè, tanto l'Italia, il presidente del mondo, ce la puoi fare, dai. Va bene, allora meglio, parlo solo io in questo video così si mantiene una certa serietà. Stiamo andando al Duomo a piedi perché incredibilmente oggi c'è sciopero, assurdo, non succede mai. Hai qualcosa da dire? Quindi cugino, che hai fatto oggi? Oggi mi sono alzato alle 5, ho fatto un'ora di meditazione, poi sono andato in palestra 2 ore, sono tornato, ho messo a posto il mio chakra, ho cominciato ad aprire le mail, poi mi sono iscritto a Bloomberg, rigorosamente con i soldi tuoi. Infine ho continuato a seguire le mie lezioni. Ah! Ovviamente nella pausa pranzo ho visto il video di oggi. Iscrivetevi al canale. E lo sapete che vi dico? Ora ci facciamo un bel gelato. Ci facciamo un bel gelato. E una bella sigaretta. Comunque ragazzi, abbiamo una cosa da raccontarvi. Non so se ve ne siete resi conto, ma ultimamente il numero di video che supporta Fiscozen sono diminuiti. Diciamo che quelli di Fiscozen ci hanno un po' cazziato, perché giustamente a caso nei video diciamo Fiscozen. Infatti adesso non lo diciamo più, siamo diventati più seri, più professionali. Fiscozen! Eccoci arrivati all'Apple Store. Adesso l'obiettivo sarebbe quello di continuare a fare content anche dentro l'Apple Store, che io non ci sono mai riuscito. Perché? Ti beccano sempre e ti fanno uscire. Ah, che non entro in Apple Store dall'ultimo reso che ho fatto. Cioè comunque un po' di Dario Torreso è rimasto dentro di me. Questo video farà piacere a molti. Il content sta procedendo, fino adesso non ci hanno beccato. Qui gioca Fruit Ninja. E adesso sparo una ripresa all'Apple Store, perché ormai il content l'abbiamo fatto. Ah, e abbiamo comprato l'iPhone 14 Pro a mio cugino. Grazie. Eh sì, dopo 2 mesi di lavoro intenso se l'è meritato. Ah, prima mio cugino mi ha dato uno spunto di riflessione importante. Cos'è che mi ha detto riguardo al gelato? Che è il tuo primo gelato della stagione. È il mio primo gelato della stagione. Capito? Ad aprile. È quel momento dell'anno lì. Cominciano le belle giornate. Esci, neanche vestito pesante, io ho una camicetta, sto in felpa. E ti gusti un bello gelato fuori. Questo è mood, meme e content. Le 3 vie per l'ascesa. E rimaniamo nel flusso. Adesso timelapse scioccante di noi che ci facciamo un bel gelato. Adesso ragazzi, consiglio scioccante solo per voi in esclusiva. Vi consiglio caldamente di fare il biglietto sui tram. Oggi Saballa e se stocca. Oggi c'è poco da dire. Unboxing del mio nuovo iPhone. Unboxing dell'iPhone di mio cugino nell'esdraio. Questi sono contenuti scioccanti, non ve li porta nessuno. Ecco, è scioccante questo. 350 su. Non gli avevi detto che era un iPhone 14 Pro? No, bro. Mi hai mentito. A cui ci vedi stessi soldi? A 3000 like fa il reso dell'HomePod e mi compra l'iPhone. Allora, unboxing scioccante dell'HomePod. Madonna, è enorme. È morbidissimo. Devi conservare per il reso? Yes. Questo è un HomePod bianco. Perché l'ho comprato? Non lo so. Andiamo in camera a montare l'HomePod. No, vabbè. Cioè, guarda. No, sto morendo. È bellissimo. Oggi Milano è il chilling. Comunque, allora, l'idea sarebbe quella di piazzare questo HomePod nella scrivania. Cioè, in sostituzione di questo qui. Qui, esatto. Facciamolo comparire. Bravo Gabriele Quarta che ha fatto comparire l'HomePod con l'edit. Comunque, questo lo mettiamo in sostituzione. Madonna, quanto è grande. Oddio, fa impressione. È 3-4 volte l'HomePod. Ascoltate questa frase ad occhi chiusi. Fa impressione, è troppo grande. E questo qui lo mettiamo in bagno. Non mi sta nelle mani. Questo lo mettiamo in bagno, perché comunque in bagno ci sta che ti metti Anthony in sottofondo e mentre ti fai la doccia ti parte quel karaoke pazzo. Allora mi serve tipo l'iPad. Ah, ma mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, quando facevo i video sulla tecnologia. Non passa. Guess who's back? Guess who's back? Back again. Dario Torres. Il cavo è removibile stavolta, assurdo. Lo colleghiamo momentaneamente perché comunque dovremmo fare qui, io da solo. Dovrei sistemare questo cable management qui, dovrei cambiare la sedia come vi ho anticipato prima, dovrei mettere uno specchio, insomma, dobbiamo un po' modificare delle cose in questa stanza. Ma... si è acceso. Oh, hey, eccolo qua, HomePod. Configura. Io con la finestra aperta, magna cugino, adesso facciamo il panico. Allinea HomePod al centro. Allinealo. Che vuol dire? Ehi!
Connessione non riuscita. Connessione, eccolo. Connessione non riuscita, mi mancava. Oh, oh, eccolo. Scegli stanza, ufficio, trasferisci impostazioni e l'homepod è configurato. E siamo carichissimi. Anthony, c'è ufficio, eccolo qua, c'è l'homepod grande. Ma cosa fa? Aspetta, sono curioso di provarlo intanto con altre canzoni di Anthony e poi con la porta aperta e con la porta chiusa. Siamo, tu ti rendi conto che io per staccare l'HomePod, guarda, vieni. Poi dite che lo youtuber non lavora. Eh sì, questi sono, questo è lo youtuber, i lavori dello youtuber. Adesso prendiamo l'HomePod mini e lo portiamo in bagno. Così proviamo anche l'audio dell'HomePod mini in bagno, che secondo me è scioccante. Così finalmente Gundogan si mette le sue canzoni nella doccia al massimo volume. Sacrificheremo la macchinetta di Gundogan e gli mettiamo l'HomePod. Secondo me, sta stanza piccolissima con tutto il rimbombo e Anthony sotto la doccia ti viene scioccante. Eccolo. Ufficio, in realtà adesso non è più ufficio ma è bagno, in teoria posso andare nell'app casa e modificare, esatto, anziché HomePod bagno, salva. Nella tua libreria musicale non sono presenti contenuti. Ah ok, però vedi, adesso nella mia casa a Milano c'è la parte ufficio dove c'ho tutte le cose nella mia stanza e poi bagno c'ho questo HomePod. Aspettiamo 5 minuti, nel frattempo ascoltiamo un altro po' di Anthony nell'HomePod grande, poi torniamo, magari si sarà sistemato. Dai, e chiamalo, stavolta faccio un numero. Io immagino che arriva. Cerca, lui ama te. Si legge nei tuoi occhi. Ma ecco, come fossato. Sta sul karaoke. Sta sul karaoke. Guarda come fa. È un grande amore. E se domandi al cuore, ti dirà la verità. Adesso guarda come parte. Guarda come parte. E non si ferma più, Anthony. Mi sa che lo terrò. Posso dirti la mia sincera opinione? L'audio è proprio bello. Allora, per provare invece l'HomePod, mettiamo questa qua che me l'ha fatta scoprire. Me l'avete fatta scoprire voi, uno di voi su Instagram. Oh, a volte veramente partite così, mi consigliate pure le canzoni di Anthony. Cioè, ragazzi, siete la mia soddisfazione. Una favola questa si chiama. Guarda la copertina, c'è poco da dire. Ma che docce di esco. I tuoi occhi che fanno impazzire il mio cuore. In sintesi, acquisto scioccante. Abbiamo pure l'HomePod mini in bagno, insomma un bel upgrade. Gli upgrade alla camera comunque continuano. Abbiamo detto la sedia, abbiamo detto il cartonato, abbiamo detto il cable management, lo specchio. Insomma, iscrivetevi al canale così seguiamo un po' tutti i miglioramenti passo dopo passo. E basta, ringraziamo mio cugino per la partecipazione. Ricordate, a 3000 like facciamo il reso e mi compro l'iPhone. Bene, avanti, basta, noi ci vediamo domani con un nuovo daily vlog scioccante.